Intendevamo una cosa, l'unica, la prima e unica riforma democratica amministrativa dello Stato italiano, mai fatte più altre, anzi era pulita poi subito, quasi subito anche questa. Certo, Salvatore si è risparmiato lo scempio e la gravità di quanto sta avvenendo oggi, su cui sarebbe certamente intervenuto, anche perché, come scrisse l'economista Halevy, che insegna in Australia e in altri paesi, un giorno che arrivò in Italia dall'estero dove insegna appunto, mi mandò un email dicendo: non conosco altri così tanto e coerentemente impegnati come voi a difendere la democrazia. E in un'altra mail mi scrisse: stimo moltissimo e come nessun altro Salvatore Dalferro, aggiungendo che nel suo breve ritorno l'atmosfera politica dell'Italia gli ricordava la Francia reazionaria e conservatrice degli anni 1930. Lui era di origine francese, di famiglia. Di rimando io gli dissi: un'atmosfera quale quella del cavallo di Troia, di Paul Nizan. Ma in questo momento, io credo, se D'Alberto fosse qui ora, sarebbe d'accordo nel dire che come oggi doveva essere stato negli anni 20 in Italia, anzi peggio che negli anni 20, perché allora c'era il PC e con esso almeno una prospettiva. Sicché dopo la pubblicazione 3 giorni prima della morte dell'articolo, l'impresa, il lavoro e il cuneo dell'articolo 18, manifesto del 1 ottobre, Salvatore aveva deciso di mettersi nelle mani degli specialisti per preparare il malandato corpo a sostenere l'impegno per proseguire la lotta e illuminarsi con qualche altro dei suoi scritti, che possono così definirsi anche luminosi, ricordandoci, come già ci disse per la revisione costituzionale e poi per l'articolo 18, che la strada è ancora lunga, mentre la si dà scontatamente già per finita. Egli osservava infatti come, al di là delle incertezze e dei funambolismi, delle centrali sindacali esitanti a far valere la linea politica culturale della massa dei lavoratori, esistono gruppi combattivi che non si arrendono e non si limitano ad una difesa di facciata e corporativa dell'articolo 18, ma sono consapevoli del salto di qualità verificatosi nel passaggio dagli anni 60-70 mediante il rafforzamento garantista della posizione dei lavoratori in fabbrica tramite il ruolo assegnato alla magistratura come potere statale, autonomo e interdipendente, e che non smetteranno tali gruppi, pertanto, di battersi per ribadire e mantenere la svolta politica e culturale rappresentata in Italia dall'obbligo di reintegro dei lavoratori licenziati senza giusta causa e abbandonati alla mercé del padronato e dalla dirigenza burocratica di impresa. Sono le ultime parole udite e concordate telefonicamente con Salvatore alle 7 di sera, come ho ricordato prima, durante il quale mi disse: facciamo subito la messa a punto di un documento da sottoscrivere per continuare ad insistere nel mantenere gli strumenti vincolanti contro il dispotismo del padronato di impresa, perché, ribadiamo, quella delle revisioni costituzionali e dell'approvazione del 118 è una strada ancora lunga e non si deve darla per scontata, è già finita, ed è il contenuto, il senso del documento qui raccolto e sottoscritto da personalità e soggetti di rilevanza e di importanza sia culturale ma anche e soprattutto sociale, per cui noi terremo ancora più a mettere in evidenza non soltanto il ruolo, la funzione dell'uomo di cultura prestigiosa, eccetera, quella dell'operaio, quella della donna, quella del giovane,
disoccupato, martoriato, sfruttato, che a cui la nostra generazione ha destinato ad una prospettiva senza dubbio molto peggiore di quella dei nostri padri, che i nostri padri ci avevano lasciato in eredità.